Ciao a tutti. Ho deciso oggi di fare un tag perché l'ho visto girare un bel po', anzi ce ne sono due che ho visto girare un bel po'. Uno è quello delle 100 domande, ma che ho già fatto, però mi piacerebbe rifarlo così per vedere, no? Se ci sono delle differenze, anzi più che altro dovreste vedere, non c'è più il video, dovreste vederle voi perché io non mi ricordo, sicuramente non mi ricordo le risposte. E l'altro è tutti pazzi per la spesa e ho deciso perché no? L'ho appena visto da Maria, del quale Maria, perdonami, non mi ricordo, cioè pensa, io non riesco a chiamarti col tuo nick perché per me sei Maria e basta. Il suo canale è Chicris, lo metto qui sotto, così magari si sa mai che vogliate dargli un'occhiata. Io sono iscritta un sacco al canale di Maria e mi piacciono sempre i suoi video perché sono molto semplici, molto tranquilli e mi mette molta calma. E poi mi diverte anche, ovviamente, se no non li guarderei. E niente, l'ho visto da lei, ma l'ho visto anche da Vaxl. Non so, Valentina, chissà se mi guardi. Ti saluto. E niente, insomma, dai, cominciamo. Questo tag è stato inventato da, perché voglio essere precisa se posso, da Stella Polare Girl e Elena L4Full. Ce l'ho fatta. Insomma, se posso citare chi l'ha inventato. Ben venga. Cominciamo le domande che dovrebbero essere 15. Allora, la prima domanda: quanto ti piace fare la spesa da 1 a 10? A me piace 11. Io adoro fare la spesa. Mi piace un sacco, forse perché adoro cucinare, è uno dei miei hobby. E mi piace andare a fare la spesa in posti diversi, mi piace guardare le offerte anche se non uso coupons. Però magari guardo dove costa meno, dove eccetera. Mi piace comprare cibo di qualità e quindi mi piace insomma andare in giro. Infatti mi manca un sacco il mercato che c'è a Padova, perché per chi non lo sapesse a Padova c'è il mercato della frutta e della verdura tutti i giorni in centro e mi manca tantissimo perché si facevano degli affari veramente buoni. Quante volte a settimana fai la spesa? Allora dipende, io di solito faccio la spesa grossa una volta e poi dopo, durante la settimana, andrò 2 o 3 volte. Vado spesso perché io mangio molto, molte cose fresche, non ho praticamente surgelati perché non mi piacciono fondamentalmente. A volte surgelo delle cose, ma è proprio raro. E mangiando tante cose fresche, d'altra parte bisogna andare più spesso. Quali sono i supermercati che ti piacciono di più e quali ti piacciono di meno? Allora, in Italia quello che mi piaceva di più era l'Esselunga, perché l'Esselunga è un po' più caro, però ha un sacco di scelta e la verdura era molto buona, e quindi devo dire l'Esselunga. Quello che mi piaceva di meno? Allora, perché sto pensando a quelli che ho a Verona, a quelli che ho a Padova, perché a Padova non c'è l'Esselunga purtroppo. A Padova andavo sempre al Despar, per chi conosce il centro commerciale, le Brentelle, il Despar lì. Sì, non era male. Quello che mi piaceva meno a Padova era il Billa, perché era quello che c'era vicino a casa mia, è un po' piccolo e caro, e poi le casse ci mettevano una vita. Invece a Verona quello che mi piace di meno è il Famila. Non chiedetemi perché, forse perché è un po' più vecchiotto, ma anche poi non è vero che. Forse meno scelta anche, forse per quello. Fai la lista? Sì, sempre. Faccio sempre la lista, so esattamente cosa voglio comprare, perché non mi piace andare impreparata, perché altrimenti non compro, cioè compro troppo. Poi alla fine finisco sempre per sgarrare. Però diciamo che mi aiuta tanto, soprattutto se ho in mente di fare qualcosa in particolare, proprio qualche piatto in particolare, quindi sì, sempre alla lista. Vai da sola con qualcuno? Vado da sola, chi c'è qui? Nessuno. Hai un giorno fisso? No, assolutamente no. Di solito la spesa grossa la faccio il sabato e la domenica, ma per una questione di comodità. Però no. Fai tutte le file per guardare i prodotti o vai direttamente a prendere le cose che ti servono? No, io vado direttamente a prendere quello che mi serve, non indugio tanto, so esattamente dove sono le cose e so quello che voglio comprare. Quindi, a meno che ci siano delle volte che vado dentro e libera, e mi sfogo, però no, di solito no. Ti
Ti piace ricevere volantini per vedere le offerte? No, lo detesto, e anche perché poi io compro cose molto semplici, per cui la maggior parte delle volte non ci sono offerte su quello che io compro, quindi non mi piace. Preferisci grandi ipermercati o negozietti al dettaglio? Purtroppo qua negozietti al dettaglio ce ne sono molto pochi. Ce n'è uno in paese, ma sinceramente la roba è cara e non è che mi piaccia tanto, anche come è tenuto il negozio, quindi... quindi per forza di cose vado nei grandi, sono mercati più grandi, però c'è un negozio di cibi organic qui in paese che è veramente eccellente, secondo me ha un sacco di cose per quello che insomma c'è qui a Nottingham, secondo me ha un sacco di cose. Cosa pensi della possibilità di fare spesa online? Hai mai provato? Sì, ho provato Sainsbury's, ho provato poi una volta ho provato co la Cooperative, però devi andartela a prendere. Ho provato Asda, ho provato forse anche Tesco, li ho provati tanti. È un servizio ottimo perché se sei preso per la gola è eccellente. L'unica cosa che purtroppo sto per sbagliare è un classico. Si vede che mi rilasso quando faccio video, cioè questa è l'unica spiegazione perché io sbadigli sempre quando sto facendo un video. No, ho mangiato la pasta. Anche se di riso mi stende. Vabbè. Dicevo, è una buonissima opzione per chi ha poco tempo, però spesso e volentieri dipende dalla roba che ti mandano, dipende se è fresca, se non. Il fatto di non poter scegliere quello che compro non è che mi piaccia tanto, e poi spesso si tende a comprare troppo. Non so, sono ancora indecisa, però secondo me è una buona possibilità per chi ha poco tempo, questo sicuramente. Stai attenta a raccogliere i coupon? No. No, anche perché poi qua non me ne arrivano quasi, per cui. Compri molti prodotti bio? Cosa intendiamo per bio? Io quando posso cerco di comprare organic, perché a dispetto di chi dice che non ci crede, allora bio e organic secondo me sono due parole un po' diverse. Diciamo che cerco di comprare locale per quanto mi è possibile, o comunque insomma più locale possibile. Per certe cose purtroppo non è possibile, tipo le banane. No? No, io adoro le banane, cioè faccio frullati, gelati, faccio qualsiasi cosa, quindi per me è fondamentale. Quindi capi, o l'avocado, no, è ovvio che non è locale. Però per esempio se vedo un olio, tipo per esempio un errore che si fa spesso, no? Quando ci sono persone che vogliono mangiare in modo un pochino più corretto, eccetera. Magari guardano, non so, il miele, guardano il miele e dicono: oh, ma guarda, questo miele di Manuka viene da. Fa benissimo, eccetera. Poi lo guardi e viene tipo dalla Nuova. Non mi ricordo, perdonatemi l'ignoranza, dalla Nuova Zelanda. Ok, non è proprio il massimo. Ci sono mieli locali, per esempio, fatti in un certo modo, quindi. Il miele mi pare che debba essere trattato a freddo, non mi ricordo, c'è una procedura, però quando è sempre, si chiama raw honey, c'è scritto, c'è una mosca, quindi c'è scritto insomma, poi c'è scritto che tipo di miscela, se è miscelato con altri mieli che vengono dall'Unione Europea, eccetera. Ci sono delle indicazioni, ma non serve andare a prendere il miele della Nuova Zelanda, quindi è un piccolo esempio insomma. Quindi quando posso compro organic. Per alcune cose però secondo me non ne vale la pena. Secondo me il miele sì. Io quello che compro di solito sento tanto la differenza. Oppure per esempio le uova, io sento la differenza quando sono free range oppure no. Cioè sento proprio la differenza di gusto. Datemi della organic chic quanto volete, non mi importa. Preferisci comprare cose di marca o tarocche? Non mi pongo il problema. Cioè di solito... guardo gli ingredienti. Sbadiglio. Tragedia. Perdonatemi, si vede che mi rilasso sul serio. No, di solito guardo gli ingredienti. Quando mi affeziono un prodotto, però di solito vuol dire che mi piace tanto e quindi magari vado a cercarlo. Quello sì. Però di solito non è che mi... più agli ingredienti e alla provenienza. Quanti centri commerciali ci sono nella tua città? Sapete che non lo so, so che ce ne sono. Allora, ce n'è uno, due in centro,
qui siamo paesino, per cui no, non c'è centro commerciale. Dipende cosa intendi per centro commerciale, quindi non lo so. Io ne conto due, ma secondo me ce ne sono di più. Quindi, chi taghi? No, non taggo nessuno. Chi vuole, tanto ormai chi vuole farlo lo fa. Non me la sento taggare nessuno. 10 minuti solo, cioè è un record questo video per me. Fantastico. Io sto benino, non è proprio un periodo facile. Sono molto stanca e sono un po' demotivata, molto stanca. E credo sia normale, però ci sono dei giorni, tipo oggi ho avuto 2 o 3 giorni brutti e quindi oggi me lo prendo di pausa perché sono proprio. Però sì, è dura. È tanto dura. Vabbè, tanto sì, magari ci sono persone che si fanno meno problemi, cioè capisco che sì, beh, allora è difficile perché chi non fa un dottorato forse certe cose non le può capire, però sicuramente altri parametri perché magari non lo so, uno ha problemi sul lavoro oppure magari uno insomma, ci sono altre cose, non è che non solo chi fa un dottorato ha problemi, no, assolutamente no, però ci sono delle problematiche specifiche per chi fa il dottorato che insomma è difficile far capire alle altre persone. E è un momento un po' bleh. Ecco, però spero, non so se passi, cioè io non credo che passi il periodo, secondo me ti devi dare una. Scusate. Almeno sbadiglio di gusto. Ti devi dare una regolata tu. Cioè, quando cominci a capire come fare, allora ti tiri su. E allora dici, va bene, ok, riparto, eccetera. Il problema è capire. Io ho una maglietta con un TARDIS, se qualcuno. E rosso è il mio colore preferito. Quindi capisci come andare avanti e quindi ti dai una mossa, ma non credo che passi, perché è un lavoro che comunque ti richiede tanto, non solo richiede tanto sforzo, impegno, ma richiede tanto, tante autocritica, devi saper lavorare con gli altri, devi saper prendere le persone, devi farti molta autoanalisi, devi essere molto organizzato, specialmente per chi fa il mio tipo di cose, è dura, non c'è altro modo per dirlo, e quindi è un momento un po'. Sono molto stanca e anche un po' demotivata. Però vabbè, mi è venuto anche il brufolo qua. Si vede. E io e i miei capelli che vanno da tutte le parti sono già lunghi. La prossima volta che me li taglio faccio tipo. Voglio farmi tipo rasarmi qua. Non lo so, ci devo pensare. Ci devo pensare. Ma sono già lunghi, da quelli ho tagliati 2 settimane. Quando fanno l'ondina qua, no? Sono già lunghi, vuol dire che bisogna tagliarli. Ma ho l'appuntamento fra 2 settimane, per cui non si pone il problema. Bene, spero di avervi divertito e vi lascio un gran saluto. Spero che vada tutto bene, fatemi sapere e a presto.